Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a fare la skin karma tutti insieme. Scusate il viso e tutto il resto perché mi sono appunto appena svegliata in modo da andare a pulirci il viso insieme, no? Allora, iniziamo subito. Primo step è quello di andare a utilizzare il nostro detergente personalizzato. Questo detergente è a base d'acqua, quindi non contiene alcol e ha all'interno tre booster che andranno a che saranno specifici per la vostra tipologia di pelle, per questo ve lo straconsiglio. E niente, è molto semplice, basta shakerarlo in modo che i booster si mischiano insieme al prodotto di base. Andiamo a fare due pump o tre, dipende poi da come preferite voi. Io bagno un po' la mano e vado, aspettate che tolgo i capelli, e vado semplicemente a pulire a fondo il viso. Ovviamente ieri io mi sono sembra con movimenti verso l'esterno, mi raccomando. Io ovviamente mi sono struccata a fondo, quindi non vado a fare stamattina la doppia detersione, perché vi consiglio assolutamente di struccarvi la sera, altrimenti la vostra pelle invecchierà prima. Quindi mi raccomando, struccatevi prima di andare a dormire. Vado ad utilizzare e a bagnare un panno in microfibra e tolgo l'eccesso. Allora, come prima cosa avrete una sensazione di leggerezza, cioè la vostra pelle sarà ultra leggera. Poi col passare del tempo vi renderete conto che non riuscirete più a farne a meno, perché vi lascia proprio la pelle pulita a fondo. C'è proprio questa sensazione che ho quando vado a struccarmi con questo detergente. Anche perché fate conto che ho sempre avuto una pelle normale, no? Anzi, diciamo che ho avuto una pelle mista, no? Quando si è giovane si ha sempre una pelle mista. E col passare del tempo, veramente utilizzando questi prodotti, la mia pelle è migliorata tantissimo, adesso ho una pelle normale. Quindi mi raccomando, se dovete prendervi un detergente specifico, creato apposta per la vostra pelle, quindi prendete assolutamente questo, che si chiama appunto detergente della linea Uology. Anche perché è fatto apposta per quello che volete voi dalla vostra pelle. Quindi non può essere prestata l'amica, per esempio, ok? Perché i booster saranno specifici per la vostra pelle ed è questa è la cosa bellissima. Ho tamponato, mi raccomando, non trascinate, altrimenti si invecchia di più la pelle, quindi ho tamponato, ho asciugato e siamo a posto. Vedete che già praticamente ho un altro colorito di pelle. Vado con il mio tonico al cetriolo. Questo è un tonico che, anche se è piccolino, vedete, dura una vita. Basta semplicemente spruzzarlo sul viso, aspettare che si asciughi da solo e mi lascia questa sensazione di freschezza, io dico sempre di rinascita, no? Perché mi lascia questo odore, questo profumo buonissimo sulla pelle. E anche questo super importante ad averlo, perché va a ripristinare il pH della nostra pelle e a lasciare tonica la nostra pelle e soprattutto, vabbè, oltre profumata, se vi piace il cetriolo, super azzeccato, ma anche purificata. Ultimo step, anzi no, eccolo qua che mi stavo dimenticando, vado a togliere le pellicine morte delle mie labbra. Guardate che sposto un attimo lo specchietto. Ok, praticamente questo è una sostanza zuccherina che va a togliere le pellicine morte
va a lasciare le nostre labbra super super morbide. È davvero fenomenale. Basta pochissimo prodotto, infatti vi dura la vita. E basta massaggiare per bene sulle nostre labbra. Qua più rimane meglio è, ok? Quindi anche massaggiare. Vedete che, non so se vi ricordate, che all'inizio avevo tantissime pellicine sulle labbra. Invece adesso vedrete il risultato. Allora vado a togliere sempre con la mia pannetto in microfibra. Questo è un passaggio che faccio bene o male 2 o 3 volte a settimana, perché ovviamente dipende dal tempo. Visto che siamo ancora in inverno, anzi molto spesso sembra di essere a dicembre, perché ci sono veramente in tanti posti che sta nevicando, da noi vabbè non arriverà mai la neve, però comunque c'è tanto vento, tanto freddo e quindi le labbra vanno appunto a scrippolarsi. E così vado appunto a riparare quelle che sono le nostre labbra scrippolate. E niente, guardate un po', senza pellicine, ovviamente ha tolto tutte quelle che erano le pellicine morte e niente, il gioco è fatto, sembrano labbra rinate praticamente. Ultimo step che io vado a fare è utilizzare una base grassa, quindi vado ad utilizzare o una crema giorno, però visto che ho deciso di non utilizzarla perché ho già una pelle normale, no? E quindi non volevo andare appunto a caricarla con un prodotto grasso. Se avete la pelle secca, sicuramente andate ad utilizzare una crema. Vi consiglio sempre di utilizzare della stessa linea di Uology perché è sempre personalizzata e siete a posto per tutto il giorno. Io voglio utilizzare semplicemente il siero che va a prevenire le nostre rughe, ok? Quindi lo shakerò perché anche qui ho messo praticamente all'interno, faccio vedere, i booster. Quindi questi qua rosa li ho messi appunto all'interno del detergente, questi qua verde all'interno del siero e questi qua blu all'interno della crema notte. Quindi tutta la mia linea skincare è personalizzata e fatta apposta per la mia pelle. Vado a fare 2 pump, non di più. E vado semplicemente a passare su tutto il viso. Questo siero, nel mio caso, va a prevenire le rughe, ma molto spesso viene utilizzato insieme per pelli più mature, viene utilizzato insieme ad altri sieri ancora più specifici per la pelle matura, come il siero illuminante piuttosto che il siero anti-age. Abbiamo tantissimi sieri per pelli mature e niente, poi ovviamente per qualunque cosa scrivetemi in privato sui social, come sempre mi trovate lì, vi lascio casomai anche l'email se volete scrivermi e ovviamente il sito per dare un'occhiata di questi prodotti che sono la vita, la salvezza per una pelle veramente perfetta, ve le lascio appunto in descrizione. Eccoci qua, vedete che la mia pelle è completamente rinata rispetto a prima che era pallida. E niente, questa è praticamente la skincare mattutina che io ho a 24 anni quasi, sto utilizzando ormai da un po'. E devo dire che mi trovo benissimo, soprattutto perché è una skincare leggera, ok? Non vado ad appesantire tanto la pelle, vado semplicemente a dirle guarda che bisogna prendersene cura e quindi vado a struccarlo a fondo con il detergente, ripristinare il pH della pelle con il tonico
Utilizzare l'esfoliante labbra, che è importante almeno per me, soprattutto in inverno, se avete anche voi le labbra screpolate, questa è la salvezza, perché una volta ogni tanto andate lì, vi toglie tutte le pellicine morte ed è perfetto, guardate. E ultimo step, utilizzo il siero, ma potete utilizzare anche la crema giorno, dipende un po' dalla vostra tipologia di pelle, per prevenire le rughette, ok, che sono qui, le va a prevenire. E niente, vi lascio la pelle molto molto leggera. Tutto qua, questa è la mia routine della mattina. E niente, io vi ringrazio come sempre per aver visto il video fin qui. E se vi è piaciuto lasciatemi un like, lasciatemi un commento, lasciatemi qualunque cosa. Iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati. E soprattutto ci vediamo sul prossimo video. Ciao!